Questa maglia per me è stato come vivere per 12 anni in un sogno, e dentro di me c'è sempre quel bambino che ogni volta che la indossa è felice di scendere in campo con questa maglia, perché era il suo sogno. Ma è... Come vedi anche dalla mia reazione, lì per lì non mi sono reso conto dell'importanza di questo intervento. Però qui devo ringraziare mio padre e mia madre, che mi hanno dato una grande elasticità di gamba, perché era una palla perfetta e sicuro il Pipa l'avrebbe buttata dentro. E questo è un altro momento importante. È una stagione un po' complicata, che però anche lì, con lo spirito da Juventus, siamo riusciti a rimettere in piedi, a fare grandi prestazioni, grandi interventi come questi, grandi gol importanti. Ti dico la verità, un po' ci godo a vedere queste cose, no? Perché uno sacrifica tanto per questi momenti qua, per vivere queste sensazioni, queste emozioni. L'abbraccio di Gigi, secondo me, è ancora più bello dell'intervento, perché ti fa capire quanto eravamo importanti uno per l'altro, no? A cui ci hai messi? Il tema in realtà è i grandi campioni che tu hai affrontato. Ma io devo dire grazie alla Juventus, perché se ho avuto la fortuna di confrontarmi contro Messi, Suarez, Neymar, Mbappé, Ronaldo, Torres, Drogba, Lewandowski, Mandzukic, Higuain, cioè possiamo metterne quante ne vogliamo, e confrontarmi in ogni partita che avevo la fortuna di giocare, per confrontarmi contro alieni in questo caso e top player in altri, quello che mi dicevo era: goditela. Poi se succede qualcosa, non sarà un problema, ci sarà un'altra partita. E così è sempre stato, e lo è ancora oggi. Poi in questi ultimi 2 anni, un po' per scelta, un po' per infortunio, ho cambiato un po' il mio ruolo, però quando sono in campo le parole che mi ripeto sempre sono queste qua. Ed è un po' quello che ha contraddistinto la mia carriera, cioè il mio carattere mi ha permesso di arrivare oggi a fare 500 partite con la Juventus. Sono stato fortunato e bravo ad avere persone intorno e anche dentro me stesso a mantenere i piedi per terra, per cercare di migliorarmi ogni giorno. Anche se da fuori qualcuno può pensare che io sia presuntuoso, poco umile, chi mi vive tutti i giorni, chi mi ha conosciuto, chi ha condiviso con me certi momenti, sa qual è il vero Leonardo, il vero Bonucci. Il duello più bello, che ne ho avuti diversi, tra cui anche Lukaku nella scorsa stagione quando stava al Chelsea, ma quello più bello è stato con Suarez a Berlino nella finale, perché ce ne siamo date tante. Ma ogni palla era una guerra, una battaglia, e quello mi è piaciuto più di tutti, per l'adrenalina, per la tensione, per la cattiveria che ti tirava fuori ogni palla che rimaneva mezza e mezza. E poi ovviamente quando giochi contro Messi e Ronaldo su tutti, Lewandowski è un serial killer, come lasci un mezzo centimetro lui è lì che è pronto a punirti. Però cioè, troppo belle quelle partite lì in cui ti confronti con questi giocatori. Mi ricordo anche Drogba è... comunque era a fine carriera, ma cioè gli andavi addosso, era proprio spigoloso, non lo spostavi, era un carro armato. Non oso immaginare cos'era quando era nel pieno della carriera. Però ti ripeto, come ho detto prima, io tutte le partite vorrei giocarle contro questi attaccanti, perché sono un banco di prova per te stesso e uno stimolo enorme. Questa è la prima dopo il ritorno a casa. Devo dire che anche quello è stato un periodo
pesante per me. A livello psicologico, accettare di ritornare è stata una scelta ovviamente fatta con il cuore, però sapevo che andavo incontro a gente che non avrebbe capito, come non aveva compreso il motivo del mio addio l'estate prima, ma semplicemente dopo il primo momento di rabbia e delusione per quello che avevo vissuto quando la società aveva deciso di mettermi sul mercato perché non era, alcune cose non erano andate come loro mi avevano detto e quindi io ho cercato di farmi scivolare tutto addosso, però quell'anno fuori da casa per me è stato difficile e ho fatto di tutto per poter tornare. Ci ho messo un po' a convincere anche i più scettici che la mia era semplicemente una scelta, quella di andare via, dettata dalla rabbia e da una decisione non totalmente mia, e quella di ritornare è stata una decisione puramente di amore. E per me la Juventus è sempre stato tutto, anche nel momento in cui me ne sono andato perché rimanere contro la voglia di qualcuno non era una cosa corretta, e non mi sentivo più importante come ero stato fino a poco tempo prima, e quindi lì c'è stata una sorta di separazione che forse nessuno dei due voleva, che però era necessaria per poi ritrovarci dopo e essere di nuovo innamorati come prima. Annata. È stata un'annata bella perché comunque siamo arrivati a vincere. Per me è stata un'annata molto dispendiosa a livello mentale, perché quell'anno Giorgio si fece male, si ruppe il crociato e quindi mi ritrovai un po' da solo, perché Gigi nel suo ruolo di secondo, ovviamente per rispetto delle gerarchie, fungeva un po' meno da capitano quale era e lasciava più noi gestire le situazioni di campo e fuori di campo. E dopo la prima giornata che Giorgio si fece male, io mi ritrovai da solo e fu un anno personalmente bellissimo, bellissimo perché ho fatto tantissime partite con mister Sarri, spesso ci ritrovavamo a confrontarci su delle situazioni di campo, però poi da marzo in poi non è stato più un campionato normale. 3 mesi passati a casa senza vivere la quotidianità nelle condizioni poi in cui eravamo, che per carità non ci mancava niente, però ci mancava la vita, e questa era la cosa. Non sapevi cosa poteva succedere il giorno dopo, e credo che questo, per il contesto in cui è arrivato, per la Juventus che eravamo, sia stato, non dico il più importante, ma quello più difficile da portare a casa, perché dopo 3 mesi senza vederci abbiamo fatto 20 giorni di ritiro per prepararci e poi boom, ogni 3 giorni giocavi durante l'estate con il caldo che non sei abituato, hai dovuto cambiare tutte le tue abitudini, le tue routine, e alla fine abbiamo portato a casa uno scudetto, ti ripeto, che secondo me è stato fra i più importanti dei 9 vinti dalla Juventus. Beh, innanzitutto grazie, perché è veramente bellissimo scorrere così tutti questi bellissimi ricordi. E io, sin dal primo giorno che ho indossato questa maglia, ho cercato di essere in primis me stesso, nel bene e nel male.
però tutto quello che ho sempre fatto l'ho fatto a difesa di una maglia che per me era una seconda pelle. Ho applicato alla lettera quello che significa indossare questa maglia, cercando di prendere prima dagli altri che erano più grandi di me cosa significasse indossare la maglia della Juventus. Dopo ho cercato di essere esempio e trascinatore di questi valori. Sicuramente, come in tutte le cose, a volte ci riescono bene, a volte meno bene, però vivere questa maglia per me è stato come vivere per 12 anni in un sogno. Dentro di me c'è sempre quel bambino che ogni volta che la indossa è felice di scendere in campo con questa maglia, perché era il suo sogno. Sogno realizzato, 500, e il prossimo momento non ha una foto perché è ancora da scrivere. Adesso aspettiamo questa 501, perché come ti dicevo, il mio obiettivo è quello di continuare almeno fino a giugno del 2024 a indossare questa maglia. Dopo questa annata così difficile, ora ci giochiamo qualcosa che può cambiare e rendere straordinaria questa stagione. Facciamolo tutti insieme come sempre, uniti fino alla fine.